E tra i dossier più delicati sul tavolo dell'esecutivo c'è certamente l'emergenza migranti, più che raddoppiati gli sbarchi nel nostro paese. Sentiamo. Una pressione migratoria epocale, una drammatica crisi socio-economica in Tunisia che ha sostituito la Libia come paese di partenza verso l'Italia. Intervistato da Il Messaggero, il ministro dell'Interno Piantedosi fa il punto su uno dei dossier più delicati. Allarma il nuovo dato sugli sbarchi dei migranti che oggi ha toccato quota 100.000 dall'inizio dell'anno, il doppio rispetto ai primi 7 mesi del 2022. Un aumento del 115% che porta il governo a riflettere. La premier Meloni ha già parlato di un giro di vite con nuove misure sui flussi e sugli sbarchi. Secondo Piantedosi, il decreto Cutro, che ha esteso la rete di primissima accoglienza, sta funzionando, consentendo una gestione più ordinata del fenomeno. Rispetto allo scorso anno, i rimpatri sono aumentati quasi del 30%. Il ministro preannuncia che sarà potenziato e velocizzato il meccanismo delle espulsioni per i soggetti che si sono rivelati pericolosi. Non solo, verrà inasprito il reato di pirateria, previsti fino a 20 anni di carcere per gli scafisti. Tra le priorità non manca poi, come da consuetudine, il bilancio del Viminale ed il suo saluto alle forze dell'ordine, impegnate anche oggi a garantire l'ordine pubblico in questa giornata di festa. Gli importanti risultati raggiunti in questi mesi sono il frutto del vostro impegno e del vostro sacrificio, del vostro quotidiano essere al servizio della comunità. La competenza e il coraggio che dimostrate in ogni occasione sono motivo di orgoglio per l'intero Paese.